giovani protestano, c'è questo imbuto formativo che non permette una giusta programmazione dei minori medici. Come te ne esci? Io credo che si debbano stappare questi ingorghi, queste situazioni, come hanno detto le nostre parlamentari che hanno seguito la vicenda. Al Senato se ne occupa la senatrice Mariella Rizzotti, che è un medico. Per la Camera è intervenuta la Gelmini, noi abbiamo presentato degli emendamenti in questa direzione e quindi io mi auguro che anche questa fase di emergenza, dove c'è bisogno di sanità, c'è bisogno di rafforzare i presidi, siamo tutti sotto controllo. Sono appena uscito dal laboratorio medico perché ho fatto il prelievo, non solo per i controlli abituali del colesterolo, delle cose che si devono fare, ma anche per questa verifica, qualora uno avesse contratto asintomatico il virus nel passato, diciamo i controlli serologici. Quindi io credo che oggi ci sia una domanda di sanità crescente, ci siano giovani che si siano dedicati a questi studi, quindi bisogna far coincidere la domanda con l'offerta e i percorsi, perché poi abbiamo l'assurdo che poi abbiamo bisogno o di medici che arrivano dall'estero oppure che i nostri ragazzi vadano loro all'estero. C'è una schizofrenia, questo investe pure poi l'accesso alle facoltà, dove probabilmente questi quiz hanno creato confusione, mentre forse secondo me la verifica dovrebbe essere in corso d'opera. Se tu non fai un certo numero di esami entro un certo tempo, alla fine... Quindi il numero chiuso si potrebbe anche... Ma secondo me occorre evitare un assalto scomposto alle facoltà che crea illusioni. Però secondo me, invece di quiz, perché io assisto a tanti ragazzi che fanno una peregrinazione, perdono anni da Roma a Pavia, ad altri posti, oppure poi vanno a orientarsi su altre attività per la delusione. Forse è meglio dire tu devi fare un certo numero di esami entro i primi 2 anni, il primo biennio, se non li superi, poi alla fine. Cioè, creare un meccanismo di selezione sul campo, visto che poi molti effettivamente abbandonano. Poi per quanto riguarda questo problema dell'imbuto, come lo definite voi, bisogna agire. Io mi auguro che in questo momento di grande riflessione sulla sanità si dia attenzione anche a questa tematica e quindi gli emendamenti che i miei colleghi di Forza Italia delle commissioni di sanità hanno presentato possano essere approvati. Quindi credo che sia una realtà poi di giovani, come dire, sono anche persone che hanno una, come dire, una presenza rassicurante, perché si vede che gente pagata, seria, però anche preoccupata del proprio futuro, quindi è una risorsa che è un peccato non impiegare al meglio.